Sua Eccellenza Monsignor Antonino Raspanti, lei quest'anno ha deciso di far vivere a tutti i fedeli della diocesi di Acireale la Pasqua in modo diverso. Il giorno della Domenica delle Palme ci sarà questo pranzo, rivolto ai meno abbienti, ma rivolto a tutti coloro che hanno fede e hanno voglia di dare qualcosa agli altri. È vero, ho colto un grande desiderio da parte dei nostri cittadini di volere partecipare, condividere, di sentirsi più vicini. Stranamente sappiamo che la crisi economica porta ristrettezze, eppure questo non toglie, anzi aumenta la voglia di condividere, di dare qualcosa di proprio, di venire incontro, di aprire le proprie case, di aprire la propria vita, direi, dando gesti di volontariato. In diverse case della diocesi, la comunità di San Giovanni Bosco per i bambini, le ragazze madri, la comunità di Casa Mia per gli anziani, o adesso la mensa di San Camillo, la mensa di San Vincenzo De Paoli, la nostra Caritas, tutti i luoghi in cui ho registrato una maggiore disponibilità, per quanto anche tutto sommato una minore raccolta economica o di viveri, perché tutti siamo in ristrettezze, ma un aumento della disponibilità e del cuore. Credo che questo sia dovuto a tanti motivi. Certo ci ha aiutato di gran lunga, benvenga Papa Francesco che ci invita ad andare incontro con più chiarezza e più forza a chi ha meno di noi, stando vicini anche fisicamente a loro. E allora mi sono detto, io stesso desidero in prima persona, con i miei fedeli o comunque tutti gli uomini di buona volontà, vicini o lontani dalla Chiesa che vivono qui in Acireale, provare a chiamare tutti e a vivere la Pasqua. Certo, quest'anno lo facciamo un po' in maniera iniziale, informale, presso la solita mensa di San Camillo, che tutti conoscono, che già è frequentata, ma che sicuramente quel giorno, cioè la Domenica delle Palme del 13 aprile, sarà un po' più frequentata del solito. E chiedo sia di portare alimenti, piatti, bicchieri, tutto quello che serve, che ben sappiamo, tovaglioli che può servire per quel giorno. Si creeranno in 2 giornate. Il 30 marzo e il 6 aprile, che sono domeniche, si creeranno proprio i punti di raccolta proprio nella Casa San Camillo. E poi insieme, dalla mattina del giorno 13, si comincerà a cucinare. Io farò naturalmente la messa delle palme, come sempre faccio in cattedrale, finita la quale, torno alle 12, 12 e un quarto, mi recherò con chi vorrà proprio lì alla mensa, a stare con loro, a servire ai tavoli, a mangiare fisicamente con quelli che appunto che verranno, che non sono pochi, sono aumentati negli ultimi, già quelli irregolari sono aumentati nelle ultime settimane, negli ultimi mesi.